Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano la politica con il confronto tra i candidati. Sindaco, andato in onda ieri su Telebari, cosa hanno risposto alle principali critiche che gli vengono mosse dal popolo del web? Sentiamo uno stralcio del nostro Telebari Social Night realizzato in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno. Compiuti 18 anni, a chi è andato il suo primo voto? Forza Italia. Verdi del Sole che ride. Partito di Unità Proletaria. PDUP. Di Cagna Brescia. Nello scenario politico italiano 2024, qual è la figura politica più distante dalla sua? Questa è una bella domanda. No, sono tutte belle. La più distante in assoluto, credo, la Schlein. Vannacci. Giorgia Meloni. Matteo Salvini. Come risponde alla critica social più ricorrente? Romito, un leghista al sud è davvero un controsenso? Perché rispondo che sono nato e cresciuto a Bari, sono un amante della mia città e la Lega non ha mai governato in questa città. Dovrebbero porsi questa domanda: chi ha governato fino ad ora e non ha prodotto per Bari e per i pugliesi alcun tipo di risultato? L'Eccese è l'opera di De Caro. Sono orgoglioso di aver lavorato al fianco di De Caro. La Forgia, un radical chic, non ha il polso della città. Che il polso della città sta anche nei libri, nel cinema, nel teatro, nell'immaginario collettivo, e la città è molto più intelligente di come la facciamo noi. Mangano, piuttosto sconosciuto, cosa può fare per Bari? Che solitamente quelli più sconosciuti sono quelli che poi regalano delle bellissime sorprese. Ha la possibilità di mandare un attestato di stima ad una persona di uno schieramento opposto al suo. A chi lo recapita? A Nichi Vendola. A Michele Laforgia. Ineluttabilmente io penso non direttamente a un politico ma anche a un esponente della cultura, Pietrangelo Buttafuoco. Non avendo né padrini né padroni è difficile come domanda questa, perché in questo momento siamo fuori da ogni gioco a livello di bipolarismo, però un messaggino a Giuseppe Conte lo manderei. PNRR, fondi di sviluppo e coesione, scontro tra governo e regione sull'acqua, ne abbiamo parlato con il ministro Raffaele Fitto, sentiamo l'intervista. Allora, ministro, mancano pochissime ore, possiamo dire, al voto dell'8 e 9 giugno. Può avere un valore anche nazionale queste amministrative? Possono avere un valore nazionale? Ma sicuramente Bari è una delle città più importanti che va al voto e quindi il dato elettorale sarà molto molto rilevante. Noi ci auguriamo di poter fare il meglio possibile. Il nostro candidato sindaco Fabio Romito sta facendo una campagna elettorale intelligente, efficace, improntata ad una svolta e un cambiamento di cui Bari ha fortemente bisogno. E tutti siamo impegnati perché ciò si possa realizzare. È particolarmente importante anche la partita delle europee, nonostante non sia così avvertita dai cittadini. Purtroppo c'è un distacco dei cittadini verso le elezioni europee e commettono un grosso errore, perché se loro si disinteressano dell'Europa l'8 e il 9 di giugno andando a votare, devono però tenere ben conto che l'Europa dal 10 di giugno si interesserà di loro per 5 anni. E quindi è una contraddizione, un errore. È una partita rilevantissima questa che abbiamo di fronte, l'Europa deciderà nei prossimi anni cose molto rilevanti, le scelte saranno fondamentali per dare una prospettiva vera, gli accadimenti internazionali lo confermano, quindi noi ci auguriamo che ci sia una grande partecipazione al voto con un obiettivo, è quello di cambiare realmente le cose. Il governo Meloni ha iniziato a farlo in Italia, Giorgia Meloni lo può continuare a fare in Europa. E adesso la cronaca: se vuoi la guerra non avrai una lira, le minacce del caporale ai lavoratori pagati 4,60 euro all'ora. A Bari 2 arresti e 12 indagati in un'operazione dei carabinieri. Sentiamo. Allora, ascoltami, metti le persone in mezzo, mo tu dic, mo so succede, non ci vuole nulla. Allora, se vuoi la guerra succede, ma non è una lira. Tu dic voi, Tu dic voi. Sfruttavano manodopera nelle campagne del Barese pagando 4,60 euro l'ora a fronte degli 11 euro previsti dalla legge. Per questo due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate dai carabinieri del Comando Provinciale di Bari e del Nucleo Ispettorato del Lavoro con le accuse di intermediazione illecita e caporalato. Nei loro confronti è stato eseguito un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Bari. L'attività investigativa, denominata Caporalis, ha interessato prevalentemente la campagna
campagna agricola del periodo maggio-luglio 2021. Nel corso dell'indagine è stata accertata l'esistenza di una struttura ben articolata, due presunti caporali e 12 titolari di 10 aziende che avrebbero reclutato ed impiegato manodopera mediante l'attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei comuni di Cassano Murge, Turi, Acquaviva delle Fonti e Rutigliano. In particolare le indagini dei militari sono partite dopo la denuncia presentata al comando stazione di Cassano di una donna che sarebbe stata sfruttata dai due arrestati e a seguito della quale sono scattati servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Gli investigatori si sono avvalsi anche del supporto di attività tecniche e accertamenti sul campo, centinaia di riscontri telematici sulle banche dati delle forze di polizia e dell'INPS, ispezioni nelle aziende. I 12 titolari coinvolti nell'operazione sono tutti indagati. 210 anni al fianco dei cittadini, l'Arma dei Carabinieri ha festeggiato anche a Bari l'anniversario della sua fondazione, la cerimonia sul lungomare. Nazario Sauro. Per la prima volta sul lungomare Nazario Sauro, davanti la caserma Bergia, sede del Comando Legione Carabinieri Puglia, l'Arma festeggia la ricorrenza della propria fondazione nei 210 anni di storia. Un battaglione di formazione composto da due compagnie unitamente alla banda del 13° Reparto Comando Supporti Tattici della Brigata Meccanizzata Pinerolo ha reso gli onori al comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale di Brigata Ubaldo Del Monaco. Presenti i gonfaloni della Regione Puglia e della città metropolitana di Bari e di 7 comuni, nonché i labari dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche d'arma di Bari. Ai lati dello schieramento anche una rappresentanza delle scuole con gli alunni degli istituti Madre Clelia Merloni e Balilla Imbriani. Nel suo intervento il generale Del Monaco ha sottolineato la fiducia riposta dai cittadini nell'Arma dei Carabinieri, testimoniata anche quest'anno dal perseguimento di oltre il 78% dei reati denunciati e dalle numerose operazioni di servizio che hanno portato all'arresto di 4.700 indiziati di delitto e al sequestro di 15 tonnellate di sostanze stupefacenti. Sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata significative sono state l'indagine terminata marzo 2024 che ha portato all'arresto di 56 persone nel quartiere Iapigia di Bari, disarticolando il clan Parisi Palermiti, dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dal metodo di tipo mafioso. Tra i risultati ottenuti anche la confisca di 50 milioni di euro a un noto esponente della criminalità organizzata del nord barese, ritenuto provento dell'attività illecita pluridecennale del narcotraffico. E adesso ci colleghiamo con la nostra redazione social dove c'è per noi Tiziano Tridente. Tiziano, buon pomeriggio. Sì Cristina, dal nostro sito di aggiornamenti sul drammatico incidente avvenuto ieri a Grosseto, costato la vita a Riccardo Latino e Francesco Antonio Guglielmucci, due militari dell'aeronautica di base a Gioia del Colle. Le loro salme saranno trasferite all'aeroporto di Gioia con un volo militare che partirà nel pomeriggio dal Baccarini di Grosseto, poi saranno trasportate a Matino in provincia di Lecce e a Matera, città d'origine dei due militari, dove nelle prossime ore verranno celebrati i funerali. Restano in ospedale invece i 5 feriti, tutti colleghi di Latino e Guglielmucci, due sono stati operati e sono tuttora in condizioni definite gravissime. Gli altri due trasportati nei soccorsi a Siena dopo l'incidente sono in miglioramento, così come l'unico ferito portato in ambulanza a Grosseto. Dal centro di Bari poi vediamo un altro incidente, per fortuna meno grave, avvenuto questa mattina in corso Vittorio Emanuele, dove intorno alle 11 una donna è stata investita da un'auto mentre era intenta ad attraversare la strada. A scaraventare a terra la signora è stata una Fiat Idea proveniente da Via Melo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni della donna, rimasta sempre cosciente in attesa dei soccorsi, non sarebbero gravi. È fortunata di poco conto sarebbero anche le conseguenze di un altro incidente avvenuto sempre questa mattina intorno alle 12.45 sulla 16 bis in direzione sud, non lontano dall'uscita Molfetta zona industriale. Due le auto che si sono scontrate, un Audi e una Seat. Lo scontro ha innescato una carambola con un pericoloso testacoda. Per i giovani occupanti delle due auto, qualche contusione e tanto spavento. A te. Grazie Tiziano. Esperti da tutto il mondo si riuniscono a Bari per parlare di disuguaglianze e mandare un messaggio ai big della politica che si riuniranno in Puglia per il G7. Sentiamo.
Esperti di disuguaglianze provenienti dalle più rinomate università del mondo si riuniscono a Bari in una conferenza internazionale organizzata dal Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba, diretto dal professor Vito Peragine in partnership con la London School of Economics, con il sostegno di ANCE, Banca Popolare Pugliese, Banca di Credito Cooperativo Bari e Taranto, Regione Puglia e Ministero dell'Istruzione. In tre sessioni plenarie, la presentazione delle ultime ricerche sul fenomeno delle disuguaglianze e della mobilità intergenerazionale, nonché sulle politiche pubbliche necessarie a riattivare l'ascensore sociale. La crescita negli ultimi 10-20 anni è stata sempre più disuguale. In Italia non c'è neanche stata la crescita, per cui le differenze sono ancora più importanti, perché chi non è stato incluso nella crescita è rimasto indietro. Si parla anche delle differenze. Quello che c'è in comune tra gli Stati Uniti e l'Italia è che queste differenze nascono molto dal territorio. E i giovani e il sud in Italia hanno bisogno di grossi investimenti di rilancio. L'idea che si possa fare crescita senza includere una parte importante del territorio come il sud e senza puntare sui giovani effettivamente non ha possibilità di riuscita. E proprio da Bari gli studiosi faranno arrivare un appello al vertice dei leader dei paesi membri del G7 che si svolgerà in Puglia dal 13 al 15 giugno. Presentato inoltre GEOM, primo database internazionale di disuguaglianze di 70 paesi, accessibile online e contenente misure di mobilità intergenerazionale di disuguaglianza. Progetto ambizioso di un gruppo di lavoro coordinato dal professor Peragine e dai docenti della London School. Un lavoro dal quale emerge come l'Italia sia tra i paesi occidentali in cui le disuguaglianze ereditate hanno un impatto più forte che altrove. Questo è un primo database a livello internazionale in cui si presentano delle stime sulle disuguaglianze di opportunità per circa 80 paesi del mondo. È un database frutto di un lavoro decennale fatto da un gruppo di ricercatori misti tra l'Università di Bari, la London School of Economics e la Banca Mondiale. È un database che si focalizza sulle disuguaglianze ereditate. Questo perché? Perché si ritiene, la teoria economica ritiene, che di tutte le disuguaglianze che noi osserviamo, quelle ereditate significa quelle dipendenti da fattori esogeni come la razza, il colore della pelle, il genere, la famiglia di appartenenza, siano quelle disuguaglianze più inique, meno sopportate dalla popolazione e anche quelle più nocive per la crescita. In attesa della inaugurazione del nuovo impianto sportivo Leo dell'Acqua a Carbonara, si è tenuto un sopralluogo in vista dell'imminente chiusura del cantiere. Sentiamo. Cresce lo sport a Bari con l'apertura di nuovi impianti per giocare a calcio, pallavolo, basket e persino a bocce. Sono infatti in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione del campo comunale Leo dell'Acqua a Carbonara. L'inaugurazione ufficiale è prevista per la fine di giugno. Intanto proseguono gli ultimi sopralluoghi all'interno dell'area, completamente rinnovata negli spazi e nelle funzioni. L'impianto sportivo che è stato realizzato per un importo di 2.300.000 euro, in parte a valere sul PON metro, in parte a valere su finanziamenti di sport e periferie che riguardano appunto la realizzazione di impianti sportivi. I lavori sono praticamente conclusi, è soltanto da completare la strada di accesso. Oggi il sopralluogo è legato al fatto di comprendere con le associazioni se tutto ciò che abbiamo realizzato è diciamo per loro sufficiente o è necessario fare eventualmente qualche piccolissima modifica. L'intervento ha visto la realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba sintetica in sostituzione del vecchio campo a 11, una superficie attrezzata per la pallacanestro e la pallavolo, una pista per la corsa, un campo da bocce, un'area giochi per bambini e una ludico-ricreativa, oltre che uno spazio per praticare il ping pong. A completamento dell'opera sono state costruite una piccola tribuna da 99 posti per gli spettatori e la copertura per il campo da bocce. Quando qui si partì col progetto, questo era solo un campo ormai non utilizzato, circondato da quattro mura, diciamo, sembrava quasi una follia voler fare quello che invece si è riuscito a fare, perché oltre alla viabilità che praticamente unisce, va a ricucire tre strade che erano chiuse con poi 30 nuovi posti auto. Nel corso dei lavori è stata aumentata l'impronta green della struttura con la piantumazione di alberi ad alto fusto, arbusti e sistemazioni a prato, la realizzazione di percorsi pedonali, l'installazione di arredi e di un impianto fotovoltaico a servizio degli edifici e dei campi sportivi.
La Fondazione Claudio Valente torna al Country Club per la conclusione del corso Insieme sotto rete. Il servizio. Diffondere le attività motorie tra i giovani affetti da disturbi psichici puntando soprattutto sulla socializzazione grazie all'aiuto di operatori sanitari, volontari e sportivi. La Fondazione Carlo Valente torna al County Club per la conclusione del corso Insieme sotto rete, giunto alla sua 13ª edizione, che ha visto in questi anni partecipare circa 160 ragazzi con problemi di salute mentale. Partite combattute ma sempre all'insegna del fair play. L'obiettivo più importante che riusciamo a raggiungere sui campi di gioco è quello di far divertire, far passare delle ore all'insegna dello sport a questi ragazzi. Tecnici e partecipanti al torneo si sono dati appuntamento alla clubhouse del Circolo Barese per una partita di tennis doppio integrato. La peculiarità di questo doppio è che i maestri non possono chiudere a punti, ma agevolare il match e permettere all'atleta di giocare e chiudere il punto. L'iniziativa è nata per aiutare chi vive in condizioni di disagio, non sarebbe stata possibile senza il lavoro svolto in sinergia tra il presidente della fondazione Aurelio Valente e il responsabile del progetto tennis della New Country Giuseppe Stano e Benny Maio. L'obiettivo è quello di sottolineare l'importanza dello sport per chi combatte quotidianamente contro i disturbi mentali. Un modo anche di avvicinarli tanto allo sport, di dargli la possibilità di esprimersi nel miglior modo possibile a 360 gradi sui campi da gioco, quindi competere più che con l'avversario, insomma competere con se stessi, quindi mettersi in gioco al 100%. Le notizie dalla regione: cerimonia solenne in piazza Garibaldi a Taranto per il 210° annuale di fondazione dell'istituzione dell'Arma dei Carabinieri. Angelo Ingenito. Piazza Garibaldi a Taranto ha accolto le celebrazioni per il 210° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che nacque a Torino nel 1814 per opera di Vittorio Emanuele I. Alla presenza di autorità civili, militari e religiose, sono stati premiati i militari dell'Arma che nell'ultimo anno si sono distinti in attività particolarmente meritorie. Presenti alla cerimonia anche alcune scolaresche della città ionica, alle quali si è rivolto il comandante provinciale dell'Arma, colonnello Gaspare Giardelli, facendo presente che promuovere l'educazione alla legalità alle nuove generazioni contribuisce a costruire i pilastri che sono le fondamenta della civile convivenza. La festa dell'Arma è sempre un momento di festa per i carabinieri, ma è un momento di festa per la gente, tant'è che anche quest'anno abbiamo voluto celebrare questa cerimonia proprio nel cuore della città, per sentirci sempre più vicini alla gente. È la nostra missione, è il nostro impegno che rinnoviamo, ecco, ogni anno in questa celebrazione per noi molto significativa, e soprattutto perché ci fa sentire l'abbraccio dei cittadini, che è quello che per noi, ecco, ci dà la determinazione, la forza di superare ogni difficoltà. Il mio legame con Taranto rimarrà indissolubile, perché qui ho vissuto un periodo davvero importante della mia vita professionale, ma direi anche personale, e quindi certamente Taranto mi rimarrà nel cuore, soprattutto per la sua gente, e ricorderò sempre questo territorio, queste persone con grande, grandissima nostalgia, ma tanto tornerò come turista sicuramente. Andiamo a Trani, dove si è tenuta la presentazione della 23ª edizione dei Dialoghi di Trani, in programma dal 19 al 22 settembre. Il servizio di Massimo Pillera. 23ª edizione, però è il primo festival della lettura in Puglia. Speriamo anche oltre, visto l'internazionalizzazione, i nuovi partner, l'espansione anche verso altri luoghi, appunto, del territorio. Quest'anno il tema è l'accoglienza, tema più che mai attuale e importante. Certo, è un tema in continuità con quello dello scorso anno, la cura. Accogliere, non potevamo non parlare di questo, perché accogliere implica tante, tantissimi significati e sfumature che danno il senso anche ad una esistenza completa e corretta. E io parlo dell'accoglienza prima di tutto dei migranti,
ma anche quella delle stanze del mondo giovanile, comprenderne le ansie, ma anche il tema della salute pubblica negli ospedali e quello che accade, la questione della sanità, ma anche il tema dei diritti. E tutto questo sarà declinato con tantissimi ospiti importanti. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì. Si apre il fine settimana con condizioni meteo quasi estive, alta pressione in rinforzo ancora di più sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, solo le zone alpine vedranno un minimo di variabilità. Sì, perché se guardiamo la nuvolosità prevista su Italia troviamo ben poche nubi, però sull'Europa occidentale si comincia a muovere questo sistema nuvoloso che per il momento però lambisce solo l'estremo nord-ovest. E così anche come precipitazioni poco o nulla da segnalare, nelle ore pomeridiane però qualche acquazzone potrebbe interessare l'arco alpino per l'instabilità primaverile estiva che è normale in questo periodo. Quindi in definitiva venerdì di sole in gran parte Italia, temperature tra l'altro alte perché arriviamo a toccare e superare anche i 30 gradi, diciamo qualche acquazzone pomeridiano sull'arco alpino e poi vi segnalo ancora una volta in questi giorni è presente questa umidità in Liguria che crea nuvole basse, ma per il resto davvero poco da segnalare. Per sapere nel dettaglio per quanto andremo avanti così aggiornato scaricate l'app gratuita di Trebimeteo.